chiamiamo. Ok, non c'è lui personalmente però stasera, perché lui è un commercialista e un socio dell'associazione Music Art, si chiama Angelo Garcia, ha scritto un bellissimo libro che si chiama Il mistero del libro. E ce lo presenterà. E ce lo presenterà il suo editore, Pasquale Gnasso. Abbiamo anche le nostre bellissime modelle che accompagnano, ecco qui con il suo libro. Dov'è Pasquale che sta arrivando? Ecco Pasquale. Eccolo qua. Il microfono al nostro Pasquale. Ciao Pasquale. Rita. Grazie Rita. Guarda, ti abbiamo fatto fare una sfilata anche del libro oggi. Abbastanza bene. Le nostre modelle. Allora Pasquale, tu sei uno dei più giovani editori proprio campani in generale. Sei di Aversa se non forse sbaglio. Forse italiano. Forse italiano, però un po' più vicino al microfono. Forse italiani. Sei di Aversa se non sbaglio. Sono aversano, sì. Da quanto tempo fai questo lavoro come editore? Ho cominciato a marzo di quest'anno. Quindi giovanissimo proprio anche come, sì, come esperienza. Sì, sì, sì. E cosa ti ha lanciato, diciamo, cosa ti ha spinto a diventare editore? Perché comunque c'è un grande impegno. A parte i miei studi che sono quelli letterari, quindi diciamo, tranquillamente, insomma, mi sono trovato insomma nell'ambiente a me più familiare, che è quello dei libri. Quindi ami i libri, ami la letteratura. Sono cresciuto un po' in mezzo ai libri, anche grazie a mio padre. Quindi, insomma, è stato per me abbastanza facile cominciare. E visto che stasera non è potuto essere presente, dimmi un giudizio sul libro di Angelo Garcia. Il libro è un libro bellissimo. Io l'ho pubblicato con molta disinvoltura, pure perché Angelo è un amico. Ma poi sono stato contentissimo di averlo pubblicato, perché leggendolo ho scoperto insomma che ha dei lati veramente nascosti. Ti faccio una domanda, no? Sì. Perché devono acquistare questo libro? Ma perché? Perché a volte si comprende che poi dietro delle storie che apparentemente sono semplici e banali si nascondono dei fatti e dei misteri veramente particolari che scrutati mostrano delle verità che a volte non appaiono così semplicemente. È vero anche che c'è una storia del libro nel libro? C'è una storia del libro, nel senso che il libro parte dal ritrovamento di un manoscritto. Tra l'altro è un fatto reale, nel senso che mentre magari grandi autori, il Manzoni, I Promessi Sposi, Umberto Eco, Il Nome della Rosa, si sono inventati il manoscritto per cominciare la grande opera, Angelo Grassi ha trovato veramente un manoscritto, se ne è innamorato e ha scritto questa storia, che è una storia immaginaria ma ha del vero. Per esempio le serie numeriche, che lui, essendo poi un commercialista tra le altre cose, le ha evidenziato, tantissimo questo aspetto. Il centro il nucleo proprio portante della storia sono i numeri. Dei numeri che poi compongono un sistema, ed è un sistema che ha mostrato insomma più di una volta di essere vincente al lotto. Io devo, però mi devi lasciare, prego. Devo ringraziare. Io volevo far salire Tonio Oliva, volendo. Sì, volevi ringraziarlo. Voglio ringraziare. Facciamo un grande applauso. Ovviamente. Ho visto che l'hai indicato. No, va bene. Ma ovviamente ti avrei chiamato, stavo aspettando che finisse di parlare. Volevo lasciarlo parlare, Tony. Tony è per me uno dei più grandi amici. Tra l'altro è il mio parrucchiere. Quindi insomma, poi tra ai parrucchieri, no, uno racconta sempre tutto. Mi domandavo sempre perché, no? Io riuscivo a raccontare a lui qualsiasi cosa. Ho capito perché poi col tempo, sai? Perché tu stai di spalle, non lo guardi. Stai di spalle e quindi hai il coraggio di dire qualsiasi cosa, come se parlassi con te stesso da solo. È bellissimo. Il ruolo del parrucchiere è qualcosa di meraviglioso. Vorrei ringraziare a Grazia, che è il nostro commercialista e il nostro socio della nostra associazione. Quindi ha fatto questo libro così bello, è da leggere. Sì. Io non leggo libri, però l'ho letto, è veramente qualcosa di eccezionale. Provateci perché veramente è bellissimo. Quindi invitiamo tutti a leggere Il mistero del libro. Grazie a te. Facciamo un grande applauso ancora a Pasquale Gnasso e facciamo rivedere un po' ancora il libro, se volete rimostrarlo ancora, ragazze. Un bel applauso alle nostre ragazze e al libro del nostro Garcia. Per acquistarlo? Tutte le librerie. Aspetta. Stavo chiedendo al nostro editore appunto per acquistare il libro. Il libro è distribuito insomma in tutta Italia, in campagna attualmente, anche nel Lazio abbiamo completato la distribuzione, quindi si può acquistare quindi nelle librerie tranquillamente. Il mistero del libro, Pasquale Gnasso, editore. Un bel applauso. Ci lasci Tony? Ci lasci il microfono? Lo lascio a te il microfono?